lungo l'autostrada, da lontano ti vedrò. Eccola le luci di San Luca. Entrando dentro il centro, l'auto si rovina un po'. Bologna, ogni strada c'è una buca. Per prima cosa mangio una pizza d'altero. Giacomo Bulgarelli, indiscusso campione, riconosciuto non solo in ambito bolognese ma in ambito nazionale e internazionale, è stato ricordato dagli amici di sempre, soprattutto grande amicizia che lo legava a Luigi Colombo, con cui ha collaborato quale giornalista. Luigi Colombo, che è presidente dell'Associazione Bulgarelli e che è stato uno dei promotori e ideatori del premio, appunto, dedicato a Bulgarelli dal titolo Number 8. Nella scorsa edizione il premio è stato assegnato a Xavier Hernández Xavi del Barcellona, mentre nell'ultima edizione, quella 2012 assegnata in questi giorni proprio a Bologna al Savoia Hotel Regency, il premio è stato ritirato dal vincitore Andrea Pirlo. Andiamo a vedere alcune immagini di questa serata e qualche intervista. Siamo con Alberto Mambelli, numero 2 del mondo dei dilettanti, non solo. No. Allora, basta. Sei tornato qui a Bologna, vabbè, intanto vieni da Coverciano, è andato alla panchina d'oro, chi l'è andato intanto? L'ha andata da Antonio Conte, l'allenatore della Juventus, meritata, ha vinto lo scudetto, quindi direi che quest'anno meritatamente toccava lui. Non lo dici da Juventino? Lo dico, no? Lo dico da, da dirigente, ma anche, no, è giusto. Anche da sportivo. No, ma adesso a parte le battute, ha vinto lo scudetto, mi sento di dire che la Juventus è molto lui perché è un ottimo, al di là di tutte le disavventure che lui può aver avuto, direi che come allenatore è un allenatore vincente e la Juve è molto sua. La Juve, se vince, sta facendo bene, direi che è proprio molto, molto merito di Antonio Conte, che ha una carriera aperta e penso che non sia finita qui, anzi ha appena iniziato. Bene, senti, il calcio dilettanti come sta andando? Mi sembra che nonostante tutto comunque sia in salute. Sì, il calcio dilettantistico per quanto sia è in salute, è chiaro che è un momento difficile, noi viviamo sul volontariato, sulla passione della gente, è chiaro che il ricambio generazionale non sempre c'è, muoiono i vecchi, i giovani, non tutti si buttano a fare del volontariato, però teniamo ancora, nonostante le grandi difficoltà economiche, io lo dico sempre, la strada unica è solo una, quella dei giovani, largo i giovani più che mai perché il futuro è solo ed esclusivamente quello, però la passione, la volontà che anima i nostri dirigenti è tale tanta che mi sento di dire che tutto sommato teniamo molto bene. Senti, un comitato dell'Emilia Romagna che ha salutato Minetti dopo due mandati molto importanti dove ha fatto molto bene, poi alla fine è riuscito a dare un'impronta che lui si auspicava e che voi avete augurato e adesso è tutto in mano Bragliati, una persona molto già presente sul territorio. Sì, ma il comitato regionale dell'Emilia Romagna è sicuramente in buone mani, Minetti ha fatto 2 mandati e mezzo, ha fatto bene, ha lasciato di sua iniziativa, di sua volontà il comitato nelle mani del vicepresidente vicario Paolo Bragliati, che è una persona che conosco bene, è un uomo molto preparato, è una persona seria, una persona equilibrata, profondo conoscitore delle problematiche del calcio. Direi che poi ci sono anche stato un avvento di nuovi consiglieri regionali che hanno portato una ventata di freschezza e sono convinto che l'Emilia Romagna come sempre saprà essere all'altezza della situazione come lo è sempre stata, perché siamo una regione importante nel panorama calcistico nazionale. Con Franco Iannis parlare di Giacomo Bulgarelli è quasi naturale, un'assenza che si sente anche se lui è presente però alla fine. Ma ogni tanto due chiacchiere le faccio, come sempre non risponde se non con delle giocate importanti che io non posso seguire. Un bel numero 8. Sì, ma adesso a parte era uno che dava i numeri perché Giacomo ha fatto prima la mezza punta, poi il regista, poi ha fatto anche il libero, quindi credo che le qualità le ha espresse nel campo e poi soprattutto il dispiacere che è più difficile scherzare adesso, prima ogni tanto si giocava, si scherzava, non è che siano cambiati tanto di brutto i tempi, però giocatori come Giacomo credo che in questo momento sia difficile vederli. Sì, è vero, lui è un numero 8, poi era un numero 8 nella vita, nel senso che era quella persona che riusciva a trascinare tutti, perché eravate un gruppo che non era vero che poi fosse così coeso, però eravate tutte individualità importanti, ma tutti bravi ragazzi alla fine. Beh, ma era una congrega di allegroni, avevamo poi il tedesco che si chiamava Helmut, ma invece era un napoletano. Te l'ha piantato. Sì, sicuro. Poi c'era Marino che era in compagnia di Helmut, poi invece noi
l'altro gruppetto era Giacomo, Harald e il sottoscritto, però insomma, però erano gruppi che si divertivano. Certo. Adesso è più difficile, anche perché ci sono interessi diversi, anche più problemi di vita, più critiche. Una volta i giornalisti erano 4, adesso saranno 45. È vero. Ma quindi diventa difficile anche per i calciatori in questo momento vivere un'esperienza come l'avete vissuta voi, perché ha detto Pizzul in un'intervista che abbiamo fatto, era un calcio pane e salame, ma nel vero senso della parola, nel senso che comunque godevate anche di quello che era il vostro ruolo. Sì, ma non c'era l'esasperazione o la tensione che c'è adesso, anche prima c'erano le preoccupazioni, ma io ricordo che certe serate tornavamo da una partita, faceva il pullman, veniva sotto casa mia, andavamo giù in cantina a mangiare a bere. Belle. Quindi no, serviva a capire chi era scontento e chi era invece più in allegria. Ma comunque non è che quelli di adesso sono peggiori, tutt'altro, hanno più difficoltà. Noi avevamo un po' più facilità. Sandro Mazzola ha avuto il piacere di giocare contro Giacomo. Anche giocare assieme, perché in nazionale abbiamo giocato tante partite assieme. Ma secondo me è un calciatore che ancora oggi sarebbe il numero uno, perché sapeva fare tutto, perché sapeva dribblare, sapeva calciare in porta, era bravo anche di testa. Correva già molto allora, quindi oggi ci starebbe benissimo. Secondo me è uno delle mezze ali più complete che ha avuto il calcio italiano. Era una nazionale che aveva delle individualità, la sua, quella di Bulgarelli, quella di Rivera. Fare un confronto col calcio di oggi è quasi impossibile, però anche allora c'erano i piedi buoni e una grande sapienza di gioco. Beh, si giocava come condizione atletica, era minore di quella di oggi, ma la tecnica era molto superiore. Ma anche negli altri giocatori oggi si vede tanto correre, tanti schemi, noi magari gli schemi eravamo così, però tecnicamente erano superiori. La maggior parte, la zona un po' nasconde le capacità delle persone, la zona nasconde, ma io ogni tanto quando vedo queste partite a zona io penso a Rivera senza l'uomo che lo marcava, io senza l'uomo e Bulgarelli senza nessuno che lo marcava, chissà cosa sarebbe successo, partite da 10 gol per volta. Allora, parliamo di Giacomo Bulgarelli, ha visto giocare, che giocatore era? Ma guarda, sulle qualità del giocatore non si discute, credo che abbia rappresentato il vero profilo del centrocampista, a mio giudizio anche moderno, perché poteva fare le due fasi, sia di interdizione anche di propulsione. Io ho avuto modo di conoscerlo molto bene nel dopo carriera, addirittura quando nel 1980 ha frequentato il corso di Coverciano per manager ed eravamo anche compagni di camera, quindi ne ho apprezzato le grandi qualità umane che sempre accompagnano i grandi campioni. Parliamo di calcio, ma parliamo di Bulgarelli. È una figura che penso potesse essere proprio rappresentativa per quello che è anche l'associazione dei calciatori, quindi raffigura bene l'insieme di un calciatore. Sì, beh, il nostro legame, la nostra riconoscenza nei confronti di Bulgarelli, al di là del grande giocatore, di cosa ha significato anche per Bologna, per il calcio italiano e anche riguardo alla nascita della nostra associazione. Quindi è lui importante. Ha giocato insieme al nostro presidente, a Sergio Campana, presidente per più di 40 anni, ora presidente onorario, fondatore, tra i fondatori dell'associazione, è uno di quelli che ci ha creduto, che ha indicato anche in Campana un buon presidente, e diciamo che non ha sbagliato la scelta, visto che è rimasto al vertice dell'associazione per così tanto tempo, e quindi un debito di riconoscenza nei confronti del calciatore, ma anche dell'uomo e del compagno di squadra che tutti penso avrebbero voluto avere. Parlare di Giacomo Bulgarelli e vuol dire parlare di Bologna? Beh, intanto mi vengono in mente i miei 20 anni, il Bologna che vinceva lo scudetto nel 64, quindi un grandissimo capitano, che poi non so se era sempre lui il capitano. No, non sempre stato capitano. Non sempre, però insomma Pavinato, degli anni, era uno dei giocatori più invidiati che tutte le squadre avrebbero voluto. Secondo Rivera, secondo Mazzola, lui è stata la miglior mezzala che sia mai comparsa nel panorama italiano, e devo dire che oggi il fatto che ci sia un premio intitolato a lui che festeggia le grandi mezze ali di tutto il mondo è una cosa bellissima. Anche perché parlavamo prima con Mazzola, è un ruolo che una volta era
pressante, perché si giocava a uomo, quindi avevi sempre qualcuno alle coste, non è come adesso che c'è la zona come che ha i piedi buoni, poi comunque emerge sempre. Bulgarelli aveva i piedi buoni, ma era anche molto tenace, era uno che contrastava, era uno che tirava in porta, era uno che comunque aveva un'idea di regia di squadra, era veramente un giocatore super completo. L'autostrada da lontano ti vedrò, eccola le luci di San Luca, entrando dentro il centro l'auto si rovina un po', Bologna, ogni strada c'è una buca, per prima cosa mangio una pizza d'altero,